non è andata male, pensavamo peggio a considerare il tempo che era. Vediamo, poi anche stamani dai, un po' di movimento c'è, vediamo, speriamo nel giallo noi. Anche ad Arezzo è partita la stagione dei regali, tra timori ma soprattutto speranze dei commercianti nelle prime ore dalla riapertura dei negozi. Oggi abbiamo aperto, bene, sono contento, ma non c'è niente da fare, quello che abbiamo perso è difficilissimo recuperarlo. A riaprire infatti i negozi costretti allo stop nelle scorse settimane, quindi abbigliamento, calzature per adulti e gioiellerie. Vediamo se piano piano che se si cambia diventa giallo. Speriamo che si possa muovere di più e si possa avere anche qualche risultato maggiore. Ci vuole, perché in questo modo non è lavorare, in questo modo è veramente, veramente pesante. Abbiamo lavoricchiato discretamente la mattina, c'era un po' di affluenza, dopo purtroppo la giornata anche di brutto tempo non ci ha favorito. Oggi insomma che un po' di movimento sinceramente c'è stato. Chiaramente recuperare 3 settimane di chiusura totale è difficile, noi cerchiamo di incentivare con un po' di promozioni per tutto il mese fino a Natale, per cercare di dare un po' di spinta, insomma, ecco. Le strade del passeggio e degli acquisti sono così tornate lentamente a rianimarsi. Farete comunque regali questo Natale? Chi li farete? No, non quelli come l'anno scorso, però insomma qualche piccolo pensierino almeno ho cercato di farlo. Ho aspettato i negozi, mi dà più soddisfazione, non lo so, sono vecchio stampo. Sono comunque solamente le prime ore, la corsa agli acquisti ha ancora davanti a sé infatti una ventina di giorni. Speriamo che le persone usino il buon senso che occorre per cercare di non rifermarsi più e per cercare di superare tutti insieme questa terribile crisi sanitaria ma anche economica, perché